Ciao ragazzi, bentornati dal vostro Daniel Man. Siamo tornati in un nuovo video. Oggi ci andiamo a fare una bella partitella Mortal Kombat 11. Continuiamo la nostra scalata alle torri. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi e supportatemi. Direi quindi di andare subito a sceglierci il personaggio con la quale giocare oggi. Io avevo pensato a Johnny Cage, dato che nell'ultimo episodio abbiamo usato Sonya, e direi di andare a prendere appunto Johnny Cage. Ci scegliamo. Ok, il vestito così va bene, mi piace questa di qua. Ok, andiamo a farci la nostra storia. Ok, partiamo subito con Blade. Cosa ti rende un guerriero? Ecco un esempio. Sono avvenente. Ne dubito, Cage. Vabbè, andiamo subito due schiaffi. Vi dicevo, dato che l'altra volta abbiamo preso Sonya, sappiamo dalla storia di Mortal Kombat che comunque Sonya e Johnny sono sempre stati. Si sono sempre piaciuti, diciamo così. Allora ho detto, vabbè, facciamo una cosa in famiglia. Magari la prossima volta lo facciamo con la figlia che è Cassie Cage. Non so se la conoscete, è un personaggio insomma nuovo, quindi lo possiamo andare a utilizzare. Detto questo, intanto l'abbiamo sventrata. Dai, su. Comunque, Johnny Cage, per chi non lo sapesse, ma sicuramente tanti di voi lo sapranno, è un personaggio che c'è sin dai primi Mortal Kombat. Poi è stato modificato un sacco nel tempo, perché però è sempre stato uno dei personaggi più fighi, perché già le friendship al tempo di Mortal Kombat 3 o Trilogy erano spettacolari e mettiamo in campo tutta la sua estrosità, diciamo così. Dai, tu togli però mo, Oh! E vabbè! Niente. A casa. Perfetto. Dai. Alla fatalitona. C'è un pub qui vicino? Beh, hai sete? Avrei bisogno di una birra. Fantastica la fatality di Johnny Cage, veramente è qualcosa di spettacolare. Bellissima, pomodoro in faccia. Sindel. Avvicinati, affascinante plebeo. Vorresti forse dedicarmi un monumento? In realtà voglio solo farti a pezzi. Ah, grazie. Tanta carina, eh. L'ho sempre odiata Sindel. C'ha sti capelli che si allungano, che mo allungherà. Ecco appunto. Dai, adesso hai ginocchiare in bocca, va. Pure. E dai, basta un po'. Bene. Grazie. Guardate questa, va. Mamma mia. Bello cruento. Statuetta degli Oscar in testa, gli ha piantato. E arrivederci e grazie. Chi è? Vattene là. E te pensavi che finiva così a tarallucce e vino? Niente, ho sbagliato ragazzi, scusatemi. Volevo fare una fatality, ma ho sbagliato, scusate. Sarà la prossima. Grande Liu Kang. In te scorre il sangue di antichi guerrieri. Difendiamo la terra da generazioni.
Non disonorare i tuoi antenati. Dai su. Liu Kang, ragazzi, anche qua, per chi non lo conoscesse, ma chi ha giocato a Mortal Kombat almeno una volta non può non conoscerlo. Praticamente è l'alleato di Raiden, che sarebbero comunque sarebbero i guerrieri della parte del bene. Quindi in teoria Liu Kang è un buono. Però mena come un dannato. Lasci sua. Vai, tagliate questa. A casa va. Cazzo, non era nel contratto. Round 2, fight. No, no, ma mena, me la tranquillo. Te faccio. È partito un dente, ma vabbè, tranquilli. Comunque ragazzi, vi ricordo sempre, mentre prendo schiaffi, di iscrivervi al canale. Magari un giorno ci facciamo una bella live su Mortal Kombat. Vediamo tutte le modalità possibili, che sono tante. E intanto lo sfondiamo. L'abbiamo fatto male. A casa. Facciamola sempre di qua. Ciao bello. Ciao beh. Mimo Ninja era fantastico. Sì, ho spaccato. Mi ha distrutto. È sempre un odore in faccia, Ariano. Questa modalità è veramente fighissima. Molto molto figa. La tua carne mi tenta. Sì, non sei la prima a volere un pezzo di me. Ne avrò più di uno, Cage. Mamma mia. Se preferivo la mascherina piuttosto che questi denti. Sta maschera qua, dei denti finti. Dai su, togliela un po'. Comunque ragazzi, ho comprato dei gettoni con i punti del gioco per fare le fatality in maniera più semplice. Non ho capito ancora come si usano, quindi. Oh, e basta un po'. Mi sta ammazzando le botte. Pure. Che cacchio. Sono io. Mi stai gonfiate palate. Va bene, dammi un altro calcio. Maia, è veloce come poche, oh. Va bene. E dai un po'. E vattene. Via qua, va. Non ho capito che volevi fare. Ecco, bene. Ecco. Stiamo a fare i giochetti. Nessuno troverà il tuo corpo. È sempre una bella gatta da pelare, Sua. Va bene. Qua. Mo tocca a me, Oh, ma dai, non è possibile! Cioè, sta un attimo ferma, dai, incredibile, oh!
E che cacchio! E non è mica possibile sta cosa, eh! No, te lo giuro, te gonfio così, e mo ti ammazzo pure proprio male. A sfregio proprio. Mi hai fatto sudà. C'è un pub qui vicino? Beh, hai sete? Avrei bisogno di una birra. Guardate pure il pomodoro in faccia, va. Mori. Sotto a chi tocca. Questa è un'altra. Che non mi farà rosicare sicuro. Cancellati dalla storia. Vieni. È tempo di morire. Dai su. Ecco appunto. Parte subito questa col botto, eh. Guarda se non ci morimo una volta sicuro. Tranquilla. Va bene. Mamma mia. Sta a far nervosì. Io adesso destro in bocca, va. Vabbè, niente, la dobbiamo rifare, dai. È inutile, dobbiamo rifarlo perché ha deciso così. Sì, vabbè, tanto moriamo subito, c'è scuda in faccia, siamo morti. Ma questa manco gli potevamo fare la fatal blu, quindi capirai. Appunto, che buon detto. La conosciamo la tua fatality. Oh. Dai. Sfondamola. Perché non ce la famo più, eh. Mori un po'. Dai, subito, fammi le rime manna. Titana, appunto. Una semplice. Dai, più, muovite un po'. Andiamo al prossimo, dai, vattene, muovite. Mannaggia! Cioè, poi guarda quanto te toglie ogni volta, oh! Cioè ogni volta ti toglie un chilo e mezzo di energia, incredibile. Insopportabile, oh. Sei pure Rambo, ci manda. Pure, va bene. Va bene, dai. Dai tu. Vattene, dai. Poi vedremo di chi non resta a memoria. Ancora che parli? E vattene un po'. Ah. Mamma ragazzi, stavolta quanto mi ha fatto sudavo. Via la mano. Prendete questa, va. Moriamo noi. Bel cappellino in carbonio. Questa avventura è stata una totale follia. Io sposato con Sonia? Con una figlia che mi ama? Chi mi conosce si chiederà come diavolo sia possibile. Ho chiesto alla Clessidra di mostrarmi come la mia vittoria su Shinnok, peraltro magnifica, mi avrebbe trasformato da stella di Hollywood a icona mondiale. E fin qui tutto bene. Ma
sono finito vittima della mia stessa fama. E ho toccato il fondo quando ho compreso quanto avevo deluso la mia piccola. Finalmente capivo i discorsi del mio vecchio sull'importanza di essere umili e saggi. Ma sapevo che per diventare come lui dovevo condurre una vita simile. Per questo ho ripristinato la linea temporale, ma con una sola minima differenza. La storia di Sonia non si sarebbe conclusa sotto le macerie di un castello del regno occulto, perché i film di Johnny Cage hanno sempre un lieto fine. Ragazzi, anche quest'oggi abbiamo finito. Siamo visti il finale di Johnny Cage, come avevo detto, marito di Sonia, con cui abbiamo giocato l'ultima volta. La prossima magari ci andiamo a giocare con Cassie Cage, che è la figlia. Detto questo, con molto sudore e molta fatica abbiamo anche quest'oggi finito. Io vi do l'appuntamento al prossimo episodio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguitemi sui miei canali social. Un abbraccio dal vostro Denalman, al prossimo episodio. Ciao!